Chi è Arzana e qual è la sua storia e il suo futuro? Arzana è un gruppo italiano. Arzana si divide in due grandi settori: il settore del bambino e il settore, diciamo, parafarmaceutico e cosmetico. Parliamo di occupazione giovanile. Come vede la situazione attuale e quali possono essere le prospettive per il futuro? La situazione italiana, la situazione, devo dire, molto, molto, molto brutta, molto triste. Dall'altra parte, però, ci sono dei segnali interessanti. Ritiene che fino ad oggi i giovani abbiano avuto modo di mettersi in gioco ed esprimere il loro talento o si può migliorare? Ma si può e si deve migliorare. Questo è uno degli obiettivi che ci siamo dati questi ultimi anni. Arzana cosa cerca nei giovani e quali sono le caratteristiche che determinano la selezione del candidato? Sono cambiate rispetto al passato? L'intraprendenza, la volontà di mettersi in gioco, al contempo però la capacità di interpretare la cultura aziendale, i valori aziendali e di fittare bene con l'organizzazione. Una bella idea in cambio di una bella opportunità. Cosa ne pensa del meccanismo di JustKnock che permette ai giovani di inviarvi idee e progetti appositamente pensati per voi? Quando vi ho incontrati, la cosa che mi ha colpito di più è appunto che l'azienda ha la possibilità non di selezionare una persona perché sembra capace o ha degli studi particolarmente di successo o ha un curriculum ben scritto, ma l'azienda ha la possibilità, a prescindere dalla persona che non conosce, di valutare il progetto, cioè di valutare l'idea e probabilmente anche la sua progettualità in fasi diverse. E quindi è molto interessante. Se c'è un progetto che è interessante per l'azienda, non ci sono particolari, secondo me, ragioni affinché chi ha avuto questa idea non possa non solo partecipare, ma essere magari il protagonista di un gruppo più importante di persone che rendono questa sua idea realizzabile. E questo l'ho trovato interessante. L'ho trovato molto affine alla nostra cultura del fare, cioè molto pragmatico, molto pratico, molto, anche molto semplice, devo dire.